Ma ciao YouTubini! Benvenuti ad una nuovissima puntata di hashtag e New Food di Gaetano Donati YouTube Edition! Allora, oggi, prima di mostrarvi il nuovissimo prodotto di cui parleremo, è un prodotto diverso, ok? Questo prodotto di cui parleremo oggi è un biscotto, ok? È una marca di biscotti che in Italia non si trova, ok? Almeno io personalmente, fin quando sono stato in Italia l'anno scorso, fino a luglio dell'anno scorso, agosto dell'anno scorso, non l'ho mai visto in Italia. Ho trovato solo una crema spalmabile al biscotto tanti anni fa in un Carrefour di Roma, ok? Che l'ho provata ed era praticamente pietosa. Però questa marca di biscotti poi non l'ho mai trovati né provati. Ora che mi trovo a Londra li vedevo sempre, solo che erano i classici biscotti standard. Però ora c'è una novità, hanno creato questa marca di biscotti un biscotto al cioccolato, e visto che è un nuovo prodotto mi ha incuriosito davvero tantissimo, quindi non ho potuto non acquistarli. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei nuovissimi biscotti Lotus con cioccolato belga. Allora, Lotus. Quindi questa è una marca Lotus che viene dal 1932, che qui in Inghilterra è davvero diffusissima, cioè nel senso viene in tantissimi la mangiano questi biscotti Lotus. In Italia invece io personalmente sono più abituato ai miei pan di stelle, ai nascondini della Mulino Bianco, alle gocciole, quindi questi biscotti qua, cioè, non, in Italia non l'avrei nemmeno mai acquistati, cioè nel senso, perché non mi attirano, preferisco i miei biscotti italiani. Però naturalmente è un mio food e io devo provarlo, naturalmente per voi. Allora, prima di aprire questa confezione di biscotti Lotus, vediamo un attimino cosa c'è scritto. Allora, sul fronte, ok, sì, questo è il fronte, c'è scritto Lotus dal 1932 Biscoff. Questo Biscoff non so cosa significhi, se significa biscotto o meno. Non so se è una marca inglese, Lotus o meno, non mi sono documentato a dirvi il vero. Allora, Small Biscuit Unique Test, quindi biscotto piccolo dal gusto uniquovo, boh, non lo so, non capisco, non mi viene in mente in questo momento cosa significa, perché c'è scritto Small Biscuit Unique, c'è scritto Test, quindi test e gusto, small è piccolo biscotto, small biscuit, è unique che significa? Univoco, boh, non so, mi sto imbrogliando anche con l'italiano. Comunque, White Belgian Chocolate, quindi con cioccolato belga. E anche se bisogna vedere questo cioccolato, perché vi devo dire la verità che tutte le marche di cioccolate che sto gustando qui in Inghilterra, nello specifico a Londra dove mi trovo io, sono davvero bruttissime, perché non si sente il buon sapore del cioccolato che conosco in Italia. Cioè, come qualsiasi marca di cioccolato in Italia è buonissima, mentre qui il sapore è completamente diverso. E una farfalla, cos'è? Comunque, e sono davvero orribili. Allora, questa confezione è una confezione famiglia che comprende ben 7 confezioni ed ognuna confezione è di 22 grammi. Vediamo cosa c'è scritto. Ah, allora, non so se avete visto il video precedente di Twix, ok? Dove c'era scritto qui su un fronte, cioè in questo verso, e poi se lo giravo era al contrario. E qui è la stessa cosa, cioè, per leggerlo diritto devo leggerlo così. Cioè, ora non so se tutti i prodotti sono così, perché adesso mi sta venendo un dubbio. Voglio vedere che sono tutti i prodotti così e sono io che non me ne sono mai reso conto. Però, che io sappia, l'ho sempre letto i prodotti, cioè qua il fronte e qua il retro, però sempre dello stesso verso. Perché qui è al contrario?
Questo non lo so, non so se è una caratteristica dei prodotti inglesi, perché non ci ho mai fatto caso, ma ci dovrò far caso, e non so la motivazione. Ma voi da casa fate un controllo, se avete un pacco di biscotti, di qualcosa, italiani, giratelo per vedere se è lo stesso verso oppure è capovolto, perché anch'io adesso facendo così, se voglio leggere, non posso leggere, perché dovrei leggere al contrario e non so la motivazione. Allora, devo dirvi che questi biscotti Lotus con cioccolato belga li ho acquistati da Poundland. Quindi mentre la volta scorsa Twix Salted Caramel, quindi al caramello salato, l'ho acquistato da Tesco, che è il superstore, uno dei superstore più famosi di Londra, questi qui li ho acquistati da Poundland, che è un altro marchio di negozi, un po' un negozi che vendono un po' di tutto, dalla roba da mangiare alle cose per la casa e così via. E possiamo dire che è molto economico, infatti vende tutto ad un pound e io ci vado per acquistare queste cose, questi new food, perché spesso hanno i prodotti che gli altri non hanno, però possiamo dire che è come se fosse un grande negozio dei cinesi in Italia, che ha un po' di tutto per la casa e non, però anche il cibo, e il cibo però naturalmente è di marca, non è cinese, vabbè, anche se i prodotti non sono cinesi. Che poi a Londra, cioè almeno in tutte le zone che ho visitato io, non ho mai trovato un negozio di cinesi di articoli per la casa, come da noi in Italia, cioè da noi ogni 5 metri c'è un negozio di cinesi enorme che vende di tutto, cioè è peggio dei bar, ormai sono diventati cinesi, che ci sono davvero ogni 5 minuti, ogni 5 metri, mentre qui a Londra non ho trovato nessun negozio cinese, invece è pieno di off-license, che sono dei negozietti piccolini che hanno praticamente di tutto, prodotti internazionali e nazionali, e poi pieno di questi Poundland, quindi questi negozietti che vendono tutto a un pound, e anche di 7,99 o negozi simili che hanno nomi diversi però vedono praticamente le stesse cose. Allora, quindi l'ho pagato in solo un pound questa confezione da Poundland e nulla, direi di aprire e gustare. Allora, vediamo. Allora, questi sono i mini Lotus, guardate quanto sono piccolini, sono piccoli piccoli piccoli, cioè veramente mi aspettavo che fossero piccoli, ma non così piccoli. Allora, non c'è scritto niente, ok, direi di aprirli, annusarli e assaggiarli. Che buon profumo. Allora, sono tre mini biscottini, come potete vedere. Guardate quanto sono carini. Allora, qui c'è scritto, al contrario come sempre, Lotus, ok? E qui invece c'è il cioccolato, ok? Questa è la confezione mini, quindi tre mini biscottini. Proviamoli. Ah, annusiamoli prima, scusate. Allora, l'odore, lo sapete cosa mi ricorda il profumo? Il loro choc è identico al loro choc, però il cioccolato del loro choc è molto ma molto più spesso, e poi è buonissimo il cioccolato del loro choc, mentre qui è proprio, non so se si vede, ma è davvero uno strato sottilissimo, cioè si sono davvero sprecati col cioccolato, però l'odore mi piace perché il loro choc mi fa impazzire. Proviamolo. Allora, da premettere che non ho mai mangiato i biscotti Lotus, come vi dicevo prima, però questo biscotto ha uno strano retrogusto, non so se cannella o zenzero, non so perché qui a Londra ogni volta che provo i biscotti, allora qui non esistono, come dicevo prima, i biscotti tipo quelli del Mulino Bianco, come si chiama, le gocciole e così via, ma ci sono queste mini confezioni di biscotti dove ci sono questi, i cookie e così via, e a parte i cookie che mi piacciono, sì, però non scusate, ad ogni video mi va a dire adesso il biscotto, il cioccolato e tossisco,
sono diventato anche tutto rosso, wow, mi sono abbronzato. Comunque, tutti i biscotti che ho provato, a parte dicevo come si chiama i cookie lì, che mi piacciono, sì, però io adoro i miei biscotti italiani, però a parte questo, i vari altri biscotti delle altre marche hanno tutti, diciamo i biscotti classici, hanno tutti questo strano retrogusto di zenzero o cannella, che a me non piace affatto, che mi fanno... sono orribili, assolutamente non mi piacciono. Questo biscotto Lotus, non so se il biscotto classico Lotus, quindi quello senza cioccolato, abbia lo stesso sapore sempre con retrogusto di zenzero o cannella, ma ha questo retrogusto e quindi a me assolutamente non piace. Poi, devo finirlo purtroppo, che vi dirò tutto. La cioccolata è leggerissima, non si sente proprio, è comunque di una bassissima qualità. Allora, mi dispiace davvero tanto, perché ci credevo in questo prodotto, ma purtroppo i Lotus Biscuits con cioccolato belga sono assolutamente bocciati da Gaetano Donati. Mi dispiace tanto perché mi piace, dalla confezione sembravano carini, boh, invece sono brutti. Cioè, questo è il secondo new food che boccio. A distanza di poco, quindi speriamo col terzo new food di andare meglio. E nulla, anche questa volta io vi saluto. Un bacio a tutti, youtubini, dal vostro Gaetano Donati. Al prossimo video. Ah, mi raccomando, cliccate mi piace se vi è piaciuto questo video, cliccate non mi piace se non vi è affatto piaciuto questo video, commentate sia positivamente che negativamente, non fa nulla, anche se siete negativi, antipatici e brutti e mi dite tantissime cose brutte, non fa niente, l'importante è che mi commentate. E poi una cosa importantissima, vi dovete assolutamente iscrivere al mio canale YouTube che stanno donati, quindi scrivete, cliccate su iscriviti ora in questo momento, così sarete sempre super aggiornati sui miei nuovissimi video, così nel bene o nel male vi terrò sempre compagnia. Quindi un bacio a tutti i youtubini e se volete essere ancora più vicini a me, iscrivetevi anche al mio profilo Instagram gaetano.donati. Quindi su Instagram mi chiamo gaetano.donati. Cliccate su segui così mi seguirete anche nella vita quotidiana sul mio profilo Instagram. Un bacio a tutti i youtubini dal vostro Gaetano Donati.